La storia che vi sto per raccontare è una storia molto personale, diciamo proprio una storia autobiografica, che in fondo in un certo senso è la storia della mia famiglia. In generale però potrebbe essere anche quella delle vostre e in assoluto un pochino la storia del nostro essere umani. Le protagoniste della mia storia sono queste due signore che vedete di spalle, quella di destra è mia mamma, 81 anni, quella di sinistra è mia figlia che ne ha 7, ma a volte per quello che dice sembra che ne abbia anche più di 81. E un giorno, bimba mi ha chiesto, papà, ma noi da dove veniamo? Il caso vuole che fossimo di ritorno, un anno fa più o meno, da un viaggio e ci trovavamo all'aeroporto internazionale di Addis Abeba, che è il più importante crocevia del traffico aereo africano oggi. Ma Addis Abeba ha una particolarità, è il luogo dove, al Museo Nazionale, c'è l'esemplare del nostro antenato, forse più antico di quello che potrebbe essere uno dei nostri antenati diretti più antichi ad aver avuto una postura bipede. Questa è Lucy, un esemplare di Australopiteco scoperto nel 1974 da un paleantropologo, Donald Johansson, e dai suoi collaboratori, che risale a 3,2 milioni di anni fa. E negli anni, scoprendo altri reperti di questo nostro lontanissimo antenato, abbiamo scoperto che era probabilmente uno dei primi a camminare su due zampe. Però la nostra storia comincia da un periodo un pochino più recente. In realtà, altro colpo di fortuna se si vuole, fortuna vuole appunto che io qualche anno fa abbia partecipato al progetto Genographic della National Geographic Society. In che cosa consiste il progetto Genographic? In un tentativo di ricostruire la mappa delle migrazioni umane attraverso l'analisi del DNA di quante più persone possibile. A oggi hanno partecipato circa 800.000 persone. In che cosa consiste? Si manda un campione della propria saliva fino a Washington, lì viene analizzato e attraverso 750.000 marcatori sul nostro DNA si cerca di risalire alle variazioni, alle mutazioni del DNA che hanno fatto sì che si differenziassero nei 70.000 anni in cui Homo sapiens ha colonizzato il mondo le diverse popolazioni umane. Attraverso il lavoro del Genographic oggi si è ricostruita questa mappa che in realtà porta dalla zona da cui è partito Homo sapiens, quasi 70.000 anni fa, che è proprio la zona, non proprio magari quella esattamente di Addis Abeba, ma nel Corno d'Africa, da queste parti dove Homo sapiens ha cominciato a migrare verso nord e nel giro di più di 50.000 anni arrivare a colonizzare anche l'estremità meridionale delle Americhe. Ci sono volute 50.000 anni perché occupassimo tutto il mondo. Attraverso il Genographic è stato possibile ricostruire da una parte la mia linea paterna, quella che ereditiamo sempre per parte di padre, per cui purtroppo le signore non la possono fare, la linea paterna, quella che ereditiamo per parte di padre attraverso il cromosoma Y, che hanno soltanto i maschi. Dall'altra parte, attraverso il DNA mitocondriale che ereditiamo soltanto dalla madre, è stata ricostruita la storia di quella signora che vi facevo vedere prima. La storia che comincia qui, per l'appunto, circa 67.000 anni fa, in Africa centrale, quando Homo sapiens moderno comincia a migrare da questa regione e intorno a 60.000 anni fa si trova ad attraversare la penisola del Sinai, dove un gruppo, una di queste popolazioni, individuata proprio attraverso questi marcatori genetici, si sposta attraverso la penisola del Sinai e comincia a passare, in parte nella penisola arabica, nel Medio Oriente, e a spostarsi un pochino verso l'Anatolia, in Turchia, un po' verso nord, nel Caucaso, e in parte verso l'Asia, a est. Poco più avanti, i discendenti di questo gruppo continuano a spostarsi in parte di nuovo verso nord e ancora verso est, siamo a 55.000 anni fa circa, e intorno a 40.000 anni fa si differenzia un'altra popolazione, che è quella che da una parte prende direttamente la strada della Turchia per arrivare in Europa e dall'altra invece fa la strada più lunga, attraversa il Caucaso e comincia a colonizzare la parte settentrionale dell'Europa. Che cosa succede? Che 20.000 anni fa, con l'arrivo della glaciazione, quelli che avevano colonizzato la parte settentrionale dell'Europa si spostano un pochino verso sud e cominciano a colonizzare regioni più miti, l'Italia, la Spagna e allo stesso tempo anche l'Inghilterra, che ha un clima sicuramente più mite del resto del nord Europa. Che cosa succede? La storia è finita qui? No, la storia di fatto la rivediamo a ritroso, perché attraverso tutta questa serie di passaggi che definiscono la migrazione di tutta la mia linea materna, abbiamo superato una serie di punti che sono fondamentali o comunque che sono cruciali, anche questi un po' di colpi di fortuna, per immaginare
come siamo arrivati fino a noi in pianura padana, io sono milanese, partendo da un luogo sperduto nel continente africano 70.000 anni fa. Uno dei primi posti, se ricominciamo a ripercorrere questa strada a ritroso, dove siamo passati è più o meno quell'area al confine tra l'Italia e l'Austria, dove c'è il ghiacciaio del Similaun, dove qualche anno fa è stato scoperto l'uomo dei ghiacci, Iceman, come lo volete chiamare. Questa figura mummificata, perfettamente mantenuta per più di 5.000 anni all'interno dei ghiacciai alpini e che con il disgelo dei ghiacciai è riapparsa alla superficie e di cui abbiamo avuto talmente tante testimonianze da poter immaginare come vivessero i nostri predecessori europei circa 5.000 anni fa. Quest'uomo si sa che è morto in circostanze bizzarre, è stato verificato che aveva una punta di freccia conficcata nella spalla sinistra, che probabilmente è quella che ha causato il decesso, però si sono trovate le armi che usava per cacciare, gli abiti e tutto quanto. Per cui siamo riusciti in qualche modo a ricostruire l'idea che i nostri antenati di qualche migliaio di anni fa facessero una durissima vita tra la pianura, le colline e le montagne dell'Italia settentrionale e che fossero soprattutto ancora grandi cacciatori. Se risaliamo un pochino più a nord, ci ritroviamo in questa zona qua della Germania, a Lipsia per la precisione, al Max Planck Institute per l'antropologia evolutiva. Qui c'è questo signore che si chiama Svante Pebo, che è uno dei più grandi studiosi di genetica delle popolazioni attraverso l'analisi del DNA. Quello che ha in mano è un calco di un cranio di Neanderthal perché lui ha sequenziato, attraverso i pochi resti di cui disponiamo, il genoma dell'uomo di Neanderthal per scoprire una cosa fondamentale che io mi sono ritrovato tranquillamente nella mia linea materna, è il fatto che una parte del nostro genoma l'abbiamo ereditato, del nostro genoma di europei lo abbiamo ereditato dall'uomo di Neanderthal. Mediamente è il 2,1%, il mio DNA è per il 2% neandertaliano, nel periodo in cui Neanderthal hanno convissuto con Homo sapiens, più o meno tra 60.000 e 40.000 anni fa, quando i Neanderthal sono scomparsi, Homo sapiens e uomo di Neanderthal si sono incrociati, ma non basta. Pare che Homo sapiens si sia incrociato anche con un altro ominide, abbastanza bizzarro perché non ne sappiamo nulla. Abbiamo fatto solo una scoperta in una grotta delle montagne dell'Altai, tra Russia e Cina, questo uomo di Denisova, di cui è stato però possibile sequenziare il DNA e scoprire che anche quello si era incrociato con Homo sapiens. In realtà la nostra specie, fino a relativamente poco tempo fa, conviveva con altre due specie umane, che erano queste due, e che hanno lasciato qualche traccia nella nostra eredità genetica. Tornando verso nord, spostandosi un pochino verso est, arriviamo in un luogo che oggi è l'ultimo luogo che ci può raccontare com'era l'Europa prima della glaciazione, prima di 20.000 anni fa. La foresta di Białowieża, in Polonia. Queste sono ovviamente immagini di adesso e non immagini di 20.000 anni fa, ma la foresta di Białowieża è l'ultimo lembo di foresta primaria rimasto in Europa e anche l'ultima foresta dove vivono in libertà oggi i bisonti europei, che probabilmente 20.000 anni fa erano una delle prede fondamentali di quelli che erano i nostri antenati e che sono praticamente scomparsi probabilmente per la caccia da parte dell'uomo. Scendendo ulteriormente arriviamo nel Caucaso, ma qui facciamo un passo indietro, perché non siamo più nella storia di Homo sapiens, ma incrociamo un nodo cruciale, fondamentale lo stesso, perché 1.800.000 anni fa un nostro antenato, Homo georgicus o forse Homo erectus, ancora non si è capito se siano la stessa specie o due specie diverse, era arrivato già nel Caucaso. Dopodiché si sarà riprodotto per un po', avranno fatto dei piccoli insediamenti, un pochino come i vichinghi nel Nord America, ma non sono riusciti a rimanerci. In realtà tutta la popolazione dell'Europa è Homo sapiens. Però ad Manisi, in Georgia, hanno trovato quattro crani quasi perfettamente conservati di questo straordinario ominide che già 1.800.000 anni fa era arrivato, aveva cominciato a colonizzare l'Europa. Se noi scendiamo ancora un pochino, arriviamo in Anatolia, tornando indietro lungo la strada percorsa dalle antenate di mia madre. Arriviamo in Anatolia, in Turchia, nella parte meridionale, quasi al confine con la Siria, zona oggi, teatro oggi di guerre tremende, e arriviamo a Göbekli Tepe. Questo posto è il più antico centro religioso, probabilmente un centro rituale conosciuto, risale a circa 11.500 anni fa ed è la prima testimonianza, la più antica testimonianza del fatto che l'uomo aveva cominciato a diventare sedentario. E probabilmente aveva cominciato a diventare sedentario proprio in quella stessa zona, perché a poca distanza da lì si è scoperto, queste sono le iscrizioni assolutamente incomprensibili, ancora non comprese, di Göbekli Tepe, che è stato scoperto solo di recente, poco lontano da lì, circa
10.500 anni fa, poco prima che l'uomo diventasse sedentario, si arriva all'agricoltura. Lì si sono trovate le prime tracce di domesticazione del frumento monococco e lì probabilmente ha avuto inizio l'agricoltura, che è poi quella che ha permesso insediamenti stabili, ha tolto il nomadismo, ha fatto iniziare il neolitico, come viene chiamato, e quindi ha permesso agli uomini dell'epoca anche di cominciare ad avere qualche cosa come un centro religioso o comunque un centro per riti di cui non conosciamo moltissimo. Scendendo ulteriormente lungo riavvolgendo il film della nostra storia, arriviamo un pochino più giù, dove c'è il puntino giallo. Questa è la grotta di Manot in Israele. E qui ci ritorniamo a quella che è quella piccola parte, quella minima parte del DNA dell'uomo di Neanderthal che sta nel mio DNA, cioè quel 2%. Probabilmente è qui, almeno così si dice, circa 55.000 anni fa che si incontrarono Homo sapiens e Homo di Neanderthal. In questa grotta in particolare, ma anche in altre grotte di questa zona del Medio Oriente, sono state trovate testimonianze di convivenza o comunque di vita contemporanea di Homo sapiens e Neanderthal. Per cui sappiamo per certo che in quella parte del Medio Oriente Homo sapiens e Neanderthal vivevano insieme, non si sa se in pace o meno, questo non è dato saperlo, però vivevano insieme ed è lì con ogni probabilità che si sono incrociati e che sono rimaste queste tracce del DNA di Neanderthal nel nostro DNA. Ora, scendendo più giù, non ci sono particolari altre indicazioni e tracce del viaggio di Homo sapiens, salvo il fatto che nella Valle dell'Omo in particolare, proprio nella regione di Addis Abeba, nella regione etiopica, è stato trovato quello che a oggi è il più antico fossile di Homo sapiens conosciuto. È la versione primitiva di Homo sapiens di 200.000 anni fa. Prima di cominciare la migrazione Homo sapiens è cambiato molto anche in quella regione. Pare che avesse colonizzato in parte l'Africa, soprattutto l'Africa meridionale, che abbia attraversato circa 100.000 anni fa un periodo abbastanza terribile, probabilmente per ragioni climatiche, un momento in cui l'uomo era stato sull'orlo dell'estinzione. In realtà ha poi recuperato la popolazione umana e intorno a 70.000 anni fa ha ricominciato a migrare proprio da questa zona. Questa è la storia mia, siamo ritornati alla fine del viaggio e siamo di nuovo al punto di partenza. La storia mia, ma probabilmente la storia di molti di voi, di molti europei, quantomeno, perché è molto probabile che se faceste la stessa analisi del DNA avreste dei risultati molto simili. Qui siamo ritornati al punto di partenza, Addis Abeba, e siamo ritornati a un punto in cui, con il racconto della mia semplicissima storia, abbiamo ricostruito in qualche modo una parte della storia dell'umanità. Se volete saperne qualcosa di più sul progetto Genographic, genographic.nationalgeographic.com, grazie.